detto. Siamo arrivati qua in questo food truck place per mangiarci una bella poke bowl. Vediamo un po' che troviamo. Rolling fresh con il super menu. Fateci vedere, boys and girls. E tu che hai preso, Easy? Facci vedere un po'. Wow, that looks decent. Buon appetito. Grazie. Poke bowl. Preso semplice, avocado, un po' di riso bianco, tonno, salmone, cocomero, cucumber, cetriolo e ci metto su un po' di soia. Una bomba. E ora ci rimettiamo in macchina e arriviamo a Seattle. Buongiorno da Seattle, ragazzi. Siamo qua, siamo a casa di un'amica della madre di Isotta che ci ha ospitato. Veramente bellissimo. C'è una casetta proprio qua in una di queste strade a Seattle. Non è veramente downtown. Vi faccio vedere la vista pazzesca. Fondo, questa al mare, tutte le casette. Hello. Ciao Andy. Greek yogurt. Quanto mi sento forte con sta macchina, mi sento un papà. Bambini, dove andiamo? Truck service. Oggi facciamo un bel road trip, siete pronti? Pronti? Sono impazzito, mi dispiace, troppo caffè. E siamo a downtown Seattle. Ci stiamo facendo un giretto di Seattle in macchina perché non abbiamo tempo e stiamo già andando in casa, quindi Seattle va davvero, ci siamo qua in macchina, non capiamo veramente com'è, però almeno siamo stati per downtown, quindi un posto un po', come dire, intorno alla città principale. E adesso invece ci andiamo in Canada. E stiamo passando la frontiera canadese. Are you ready? Passport ready, passport time. Siamo in Canada. End of the road trip. Oh. Ci siamo persi. And bomb. Hey! We got one. Paio di mucche, paio di cani. Qui dentro ci dovrebbero essere delle macchinone assurde. Stiamo entrando. Thank you so much. Oh wow. Madonna. He takes the seats apart, takes the engines out. Prima stanza, passiamo nella seconda. Oh mio Dio. Per gli ingegneri tutti là, guardate un po'. Wow. Oh. Mamma mia. Raga, ma la state vedendo sta cosa? Guardate che roba assurda. Per un ingegnere meccanico qua, paradiso! Il nonno fa una collezione di quelle auto che abbiamo appena visto e c'hanno un sacco di animali e stanno qua praticamente tutto l'anno e fanno anche il museo, aprono quelle macchine con un piccolo museo. Veramente non ho parole, voglio ringraziare Genia per avermi portato qua e mi ha detto che potevo filmare, che è pazzesco. E niente, mamma mia, ci siamo persi, ma è stato un bellissimo stop. Siamo appena arrivati e il road trip è finito. Ma no, non è finita ancora, eh? Non è finita. Continua, dove continua? Andiamo a Quarter Island. Non è ancora finito. Che casa, ragazzi. Che casa. Ve lo faccio vedere domattina. Salute. Buongiorno ragazzi dal Canada. È una casa bellissima sul lago appena fuori Vancouver, ve la faccio vedere. Questo è dove ho dormito io stanotte, con una cucina, un super lettone. E guardate un po' qua fuori che cosa c'è. Un terrazzo privato che si affaccia sul lago con le barche proprio lì sotto. Non rende, ma è una bomba. It's amazing. Secondo me così sembra ancora più americano. Ok, da solo il cappello mi faccio ridere da solo. Però ce ne stiamo andando sulla barca, ci facciamo un giretto del lago dopo quel brunch che è stato veramente buonissimo, ci ha riempito un pochino. Lo sapete, sto provando a stare attento all'alimentazione, ma con la palestra non ci sto andando, quindi più o meno mi mantengo a mantenimento, 2500 calorie più o meno, ma non sto tracciando niente. Comunque adesso ce ne andiamo in barca.
pum 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 pum. Guardate quanto è limpida st'acqua. It's so clear, man. Siamo sotto la cascata, andiamo a scalarla di sopra. Un pochetto più in su. Magari alcuni di voi hanno fatto scalata in passato. Io purtroppo no, però sto facendo più o meno. What side? Guardate che figata! Donna, raga. Sono arrivato a metà. C'è un altro bel po' da fare, ma diventa ripidissimo. Yeah! Wow! Guardate che bellezza. Sono tornati a casa, io stavo mangiando un attimino un pochino di formaggio in realtà, con dei cracker, buonissimo, poco poco, solo per entrare nel mood, perché guardate qua che bellezza assurda questa casa che c'ha, tipo lì il terrazzino che si affaccia apposta giù sul mare con tutte le barche. È stato veramente bellissimo, la vista è stupenda, la luce è pazzesca, le montagne con gli alberi sono incredibili qua. Penso che questa è veramente una vacanza, cioè mi sto rilassando per bene, compagnia pazzesca, sono tutti veramente simpaticissimi e gentilissimi e tutti che accettano il fatto che faccio i video, che non è sempre così, quindi non potrei chiedere di meglio. Niente, siamo arrivati a casa, cuciniamo qualcosa dopo, volevo solamente farvi vedere la vista. Abbastanza unica come cosa. Non immagino da... Gira un po'. Buongiorno ragazzi, siamo arrivati in un'altra casa, abbiamo fatto un piccolo tragitto qui in Canada, abbiamo preso due traghetti per andare in un'isola appena fuori da Vancouver. È una casa spaziale assolutamente incredibile e la cosa più pazzesca non è la cucina, non sono le camere enormi, niente, ma guardate dietro di me, ci stanno queste stupende finestre e guardate un po' la vista ragazzi, c'è un terrazzo che affaccia sulla spiaggia con il lago. Lì si stanno a vedere le ragazze. Guardate qua che c'è anche il binocolo per guardare fuori. Ok, vi porto a fare il tour di questa casa enorme. Questa qui è la casa principale. Quella è la casa degli ospiti. E poi c'è tutta la foresta. E questo è il garage delle macchine e delle barche. Raga, guarda che cazzo di barca assurda. Siamo nella barca, due motori da 200. No, no, no way. 30 pounds and it's just like solid. Pazzesco, dove altro lo posso fare? Is it a form? I mean, it's pretty shitty stuff, but okay. No, triscio tipo. Non sembrava, però l'abbiamo presa. Guardate qua il buco. Buco 1, buco 2, buco 3. Ci riproviamo. Finisce qua. Livello 2 non l'abbiamo passato. Ok, I'm having a great time. Yeah, absolutely. I don't even know. Oh my god. That's really, really good. Wait. Oh okay, my god. I'll try it though. No. Crunch of like the old Polaroid way. Yeah. E qui davanti a loro vanno a prendere le ostriche, le oysters in inglese, che avete visto che abbiamo mangiato forse ieri sera e che proveremo a mangiare anche stasera. E stanno praticamente tutte lì sulle rocce dove vedete i ragazzi. Let's go get some good oysters. Dai, yeah. Eccoli due. L'avete visto? Andiamo, sì, sì, andiamo vicini. Adesso ci andiamo vicini, raga. Cioè, siamo su un cazzo di canottino. Così a buffo abbiamo appena beccato, non so se sono due foche. Pazzesco! Bellissimo. Sono in Canada. Solo in Canada. Guardate. Oh! Un terzo! La terza! Ci andiamo più vicino. Ragazzi, sono buttati per davvero in quest'acqua gelida a prendere le ostriche. Cioè, state realizzando sta roba assurda?
Che è successo? Che è successo? Che hai fatto? Provo ad andare sott'acqua. E non riuscivo perché ho la muta piena d'aria. E mi teneva su. E I was like swimming downward. Ed è qui, ragazzi, che inizia la seconda parte di questo viaggio. Non il viaggio per andare negli Stati Uniti, bensì il viaggio per tornare. In questo momento siamo in Canada e sono sul traghetto. Guardate che luci assurde qua dietro. Stavo in un'isola che si chiamava Quadra Island, che siamo arrivati nella seconda casa di Geneva. Siamo andati a stare da lei anche praticamente al laghetto. Devo prendere questo. Abbiamo fatto mezz'ora di macchina, mi ha portato Tommy fino al ferry. Ho preso il ferry, sono sul ferry in questo momento, 10 minuti per arrivare su quest'altra isola un po' più grande che si chiama Campbell River Island. Da lì, proprio qua, ho preso un hotel, quindi tutto a posto, mi vado a stare in un hotel stasera per poi prendere domani mattina alle 6:30 ho il volo per Vancouver International. Da lì 2 ore ho il volo da Vancouver International a New York. Da lì 2-3 ore di attesa per poi prendere il volo e finalmente tornare a Barcellona. Quindi un viaggio lunghissimo. Ah, ottimo così, siamo entrati in camera di albergo proprio dopo il ferry. Vi faccio un attimo un bel tour. Questo è il bagno. Bella raga, sì, sono un po' vestito, un po' cosà. Comunque questo è un bagno, c'è una buona luce. Qua c'è la vasca da bagno, niente di troppo greve. E allora, guardate un po' sta stanza. Un letto enorme matrimoniale con una bella televisione. Qua ci abbiamo pure il caffè, mi sa che questi ragazzi andremo belli forti col caffè stasera. E poi c'è addirittura un air cooler qua, una piccola poltroncina, il letto è comodissimo, è una postazione per fare un pochino di lavoro. Poi vediamo un po' se arriviamo qua. Wow, guardate che vista spettacolare. E lì in fondo, in uno di questi posti, pazzesco, c'è una palestra. C'è Anytime Fitness. Io non mi alleno da quasi 2 settimane, forse un pochino di più. Ho fatto solo allenamento a Gold's Gym. Non vedo l'ora di andare in palestra, anche se è tardi, sono passate le 10. Però sono andato a comprarmi qualcosa da mangiare, posso farmi il caffè là, potrei andare in palestra e posso fare un sacco di lavoro che devo rispondere a un sacco di mail. Quindi questo è il mio piano. Ho una super stanza qua con tutto quello che mi serve, quindi mi metto a lavoro. E eccoci con un bel coffee da Starbucks. Dagli un po'. Siete dei grandi canadesi. E ragazzi, è mezzanotte passata, io sto camminando in questo parking lot per arrivare alla palestra per farmi un bel workout. Mi sto bevendo qua un caffè. Io ve lo dico, se qualcuno mi vede in questo momento deve pensare che sono troppo strano, troppo bizzarro. Telecamera, caffè, così, ciabatte, bah. Anytime Fitness, letteralmente il fitness quando ve pare. Ah, siamo arrivati ad un altro voiceover, ragazzi, lo tengo letteralmente flusso di coscienza, non mi va di editare niente, non mi va di pensare a niente, voglio semplicemente ringraziarvi se state qua ancora guardando. Purtroppo, cioè, che vi devo dire, questo doveva essere un esperimento, è stata la mia vacanza, questo road trip in America, e pensavo che facendo tanti video, dei bei video con dei bei contenuti americani, sarebbe andato bene per il canale. Ma se andate a vedere gli ultimi video, purtroppo è andato male, e non è che mi lamento, perché comunque voi che rimanete qua siete voi i miei veri follower, diciamo, i miei veri fan, i veri subscriber, cioè io alla fine faccio questi video per voi. Però ovviamente sono uno youtuber, se ci dedico così tanto tempo, alla fine ci dedico 2-3 ore al giorno, mi dispiace quando questi video, che io penso che siano dei buoni video, soprattutto a livello in generale in Italia, se vanno meno bene del previsto, perché comunque ci metto un sacco di ore, ovviamente lo faccio soprattutto per voi, come ho detto, e mi piace un sacco farlo, quindi voglio continuare, però dovete capirmi, ci rimango male se a volte i video vanno meno bene del previsto. Quindi ho deciso che volevo fare altri 2-3 video, perché se avete visto il footage in questo qua, cioè veramente è pieno di roba. Però ho pensato, perché continuare con qualcosa che non va bene e non fa bene al canale, che viene apprezzato da poca gente? E allora per questo motivo ho deciso di includere magari 3-4-5 giorni delle mie settimane, quindi tutto il trip li ho messi tutti insieme in questo video. Per questo motivo sembra abbastanza pieno. Purtroppo è così, ragazzi, ho deciso di costruire un canale del fitness, e quindi sui video che non sono magari strettamente legati al fitness, anche se io vi voglio far vedere che non sono 2D e che alla fine mi diverto, viaggio,
vi voglio far vedere come riesco a combaciare tutto, il fatto che mi alleno, ma questo viene apprezzato di meno per qualche motivo, e praticamente non è che mi sto lamentando e non mi voglio assolutamente lamentare, perché comunque migliaia di visualizzazioni non le potevo nemmeno immaginare qualche anno fa quando ho iniziato. Però ovviamente mi capite, no? Sono uno che vuole sempre migliorare, sono uno che vuole far crescere questo canale al massimo, perché penso che possa aiutare sempre più gente, e quindi quando il riscontro non va così bene devo per forza di cose evaluare, fare un'evaluazione della situazione e cambiare le cose che faccio. Quindi ho visto che i video non sono andati tanto bene, ho deciso ok, finito qua questo esperimento, metto tutto il footage insieme. Comunque volevo ringraziarvi, spero che vi sia piaciuto, vi ho provato a far vedere tutte le attività che ho fatto da Seattle in poi, ci siamo fatti tutto il road trip di tutta la West Coast, ragazzi, se lo andate a vedere sulla mappa è una roba tipo mille chilometri, forse anche di più, è veramente lunghissimo, ore e ore di macchina, abbiamo visto dei paesaggi assurdi, abbiamo visto delle città veramente velocemente, però è stata un'esperienza che ho sempre voluto fare e che è arrivata al momento giusto, perché mi serve per ripartire al massimo, per ripartire da qua, perché dopo i daily vlogs con Sammy 30 video sono stati pesanti, nel senso che 30 video di fila non hai nemmeno una pausa per stare per conto tuo, metti, devi per forza di cose portarti presso la telecamera, stare sempre insieme con qualcun altro, e non era veramente una vacanza, questa invece sì. Dopo di questo io mi sento carico per riprendere al massimo il mio percorso sia di studi all'università che per quanto riguarda qui su YouTube. Io vi voglio ringraziare, godetevi il resto del video. E grazie mille Anytime Fitness, ci voleva proprio un bel allenamento, ora si torna a casa e forse riesco a dormire un paio d'ore, dai! Allora, che ci facciamo? Una cheesecake, una torta al cioccolato, un crumble? Ma va, noi ci andiamo... Tonno in... Ed è tutto mio, questo private jet!